Good morning, Miss Wami, and thank you so much for welcoming us at your first fashion show during the Milan Fashion Week. Can I ask you, what does Italian culture represent for you and for your historical company in China? 意大利的男装其实在我心中它一直是世界上最具影响力的这样的一个领域，所以其实我们在整个推出 KB Home。 We think that the Italian fashion show of Milano is the one of the best, one of the most important one in the international platform. So that's the reason why we choose Milano fashion show to just show our products here. And our in the future, we want to explore the international market and we want to take the Chinese culture into the international field of high model of uomo maschile. I think also we got a lot of inspiration from the design of Italy, not only in the fashion field, but also in the industrial field. 时尚的影响力在, 给到了我们很多的灵感。 Talking about the connection and the relationship between Italian and European fashion culture and the Chinese millennial culture, what is the synergic relationship, according to your opinion, between Italy and China? 其实中国文化跟意大利的文化，我觉得有一点是特别像的。 I think the Italian culture and Chinese culture, both of them are very ancient, and they have some point of similarity, especially from the point of view of family. Because for, even for our Chinese people, we think the family is a very important part of our life. And so I think from this point of view, I can say that like my brand, our company is a family brand, family company. So I'm the third generation of this brand. And also our designer, Mr. Massimo, and also he is from a family designer. We can say that from this point of view, this culture is very similar. Thank you so much. It has been a great pleasure for us to welcome you in our beautiful city of Milan. I hope to see you soon again. Un racconto interamente forgiato sull'alfabeto del legame sinergico ed emotivo tra Oriente ed Occidente, magistralmente narrato dal design director italiano Massimo Froni, il creativo gentiluomo che per due decenni affiancò il maestro Ferré. Massimo, che piacere incontrarti in questa nuova esperienza dopo il tuo storico percorso in brand assolutamente italiani. Ti ritroviamo in un progetto con una vocazione estremamente internazionale. Partiamo dal tuo passato per arrivare poi al tuo presente e poi parleremo anche del tuo futuro. Sì, diciamo che il mio passato nasce, posso dire, da Gianfranco Ferré, questo grande brand storico italiano, milanese, dove lì ho imparato un po' tutto. Con questo bagaglio di quasi più di 18 anni sono andato in Cina, c'è stata questa opportunità di andare appunto ad aiutare forse questo brand a cercare di crescere un po' nel gusto, nella qualità. E sono stato poi accolto in questa famiglia che si chiama Keyboxing, questo grosso gruppo, ormai da 8 anni. Incarnare il ponte tra le due millenarie culture, la figura di un collezionista immaginato come protagonista ideale della collezione. Un viaggiatore dall'animo colto e gentile che nei suoi viaggi raccoglie emozioni e oggetti di cui arricchisce la sua anima. Un uomo legato alle più antiche filosofie tradizionali orientali, ma che guarda sempre al futuro. Il tema dello spettacolo Il collezionista dal 2080 è legato al sogno centenario del brand, quello di lanciare un'esplorazione più profonda e diversificata del futuro del marchio cinese e delle tendenze della moda maschile internazionale. Gli elementi di Duhang, i motivi che richiamano gli animali delle scritture tratte da The Classic of Mountains and Seas e l'interpretazione moderna del design dei costumi cinesi sono permeati di romanticismo orientale. Dal pattern di buon auspicio fino all'interpretazione del design contemporaneo dell'abbigliamento tradizionale cinese, come le maxi pieghe, il colletto sovrapposto e la bottonatura frontale, che mostrano il desiderio, l'attaccamento e l'esplorazione dell'estetica orientale dei collezionisti. Nel suo viaggio nel tempo ha ereditato la bellezza e la ricchezza della nobile cultura antica cinese,
collezionando elementi che trasformano i suoi abiti sartoriali in sofisticati e moderni capi. Il collezionista è un uomo attento ai piccoli dettagli perché sa che rendono speciale ciò che appare essenziale. Così in collezione i toni neutri e marrone scuro si alternano al viola a tocchi d'argento, mentre il nero assoluto è accompagnato da maschili macchie animalie estratte. Lo stesso gioco di incontri a sorpresa, gli stessi che si possono fare in un viaggio, torna nella scelta dei tessuti. Non solo i più nobili italiani, ma anche i tessuti tradizionali cinesi di gran pregio, noti come l'oro tenero. Fibre naturali e preziose come cashmere, cammello, lana d'alpaca, lana e seta abbinate a fibre più moderne e artificiali, strizzano così l'occhio a una vocazione tecnica. Com'è stato riuscire a creare un giusto mix, una giusta sinergia tra quello che è l'importantissimo heritage italiano, motivo forse per cui la Cina guarda con così tanto interesse alla nostra Europa, all'Occidente in generale, e però mantenere anche un po' intatto quella che è una cultura millenaria come quella cinese? Sì, in effetti non è stato facile all'inizio, nel senso che ovviamente io arrivavo da una cultura e una realtà completamente diversa. Mi sono, diciamo, sposato con la cultura orientale grazie appunto a tutto il mio team che è orientale e che mi ha insegnato diversi aspetti di questa cultura, non solo sulla moda, ma sull'abbigliamento, ma anche sul modo di vivere, di comportarsi, ed è secondo me la chiave per poter riuscire a vivere tranquillamente in Cina. La storia ci ha insegnato che tanti ci sono riusciti, tanti purtroppo hanno anche invece sbagliato e gli errori non sono stati perdonati dal mercato cinese, questo senz'altro tu lo respiri molto più di noi vivendo lì. Quali sono alcuni valori chiave estetici, ma direi anche etici e morali, che il mercato cinese, che il mondo cinese esige, richiede? Ma guarda, ti posso parlare, diciamo, della mia esperienza personale, nel senso che per me l'umiltà e il rispetto sono la chiave per poter accedere alle porte dell'Oriente e viceversa. Io con il mio team esprimo ovviamente la massima apertura su tutti i fronti, ma ci vuole sempre un rispetto per le diverse culture. Secondo me è un po' questa la chiave che può avere successo. Se arrivi presuntuoso, e allora per loro diventi un po' un ostacolo che per loro non è abitudine affrontare. Ti ringrazio tanto per questo confronto, è un piacere vedervi sul palcoscenico milanese. Spero che vi piaccia la sfilata e che abbia... E speriamo che sia un arrivederci presto. Assolutamente. Grazie Matt. Grazie a voi. Good afternoon, Taylor, and thank you so much for being here with us today. So, first of all, what about this Milan Fashion Week? What is your relationship with the Italian fashion system? Well, it's my second Fashion Week in Milan. My dad is part Italian, so growing up, you have the Italian blood in you. But I met Boamin, and this is my first show with KB Hong, and this is like where fashion begins, like the birth of fashion, and they do season after season after season, so I'm just excited to be here and excited to see his collection. What do you think about the country of the city of Milan in this very particular week for us? Well, I've heard that this week it's very busy, lots of parties, lots of fun, but I've been in down weeks too and I've really enjoyed it. It's very industrial, but I don't know, Milan's like a very special city and it's unlike other cities I've been to throughout Italy. How do you feel in this outfit? How do I feel? Oh, very comfortable. It's like full leather look. I'm just like a big texture person, so this was caught my eye as soon as I saw it, which I was really excited about. But I'm just open to like trying lots of new things. I think with Boamin's collection, I think he like really likes to do like high necks and like extra ties and just like kind of old school way men used to dress, and today men don't really dress like that anymore. And so every time I see it on the runway, I'm more just like, this is so cool. Like I kind of want to bring back that kind of extra dressy kind of lifestyle. Thank you so much, Taylor, and enjoy this last day of Milan Fashion Week. Yeah, thank you.